è un parlamentare del Partito Democratico, ma ha vinto con grande affermazione le primarie per essere il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino con 55,28%, mi pare. Piero Fassino, buongiorno. Complimenti, perché è un'affermazione importante. Che significato politico dà non tanto e non solo al voto del federalismo, ma anche perché poi i simboli in politica sono importanti, in quel fazzoletto verde nel taschino di Silvio Berlusconi? Ma intanto io voglio dire una cosa, perché ho sentito tutto in questa breve inizio di trasmissione, ha introdotto il federalismo, ha approvato il federalismo. Il federalismo è legge dal 2000. Quando si è cambiato il titolo quinto della Costituzione che regola i rapporti tra Stato, Regioni, Comuni e Province, è stato introdotto ed è stato introdotto durante il centrosinistra. È stato uno degli ultimi provvedimenti del governo del centrosinistra. Del governo Amato. E personalmente poi sono sempre stato convinto della necessità, diciamo, di un impianto federalista, per una ragione molto semplice: qualsiasi persona di buon senso non può che condividere il fatto che se chi deve amministrare un problema è più vicino ai cittadini è in grado di amministrarlo meglio, quindi decentrare i poteri in ragione tale che siano maggiormente gestibili in termini anche più flessibili in relazione alle diverse situazioni è, come dire, un modo per garantire un'amministrazione più efficiente e un governo più efficiente. Ieri non si è quindi introdotto il federalismo, ieri si è discusso un provvedimento di federalismo fiscale che poi vedremo naturalmente, poi questi provvedimenti bisogna vederli nell'attuazione. Così, per come è stato congegnato, è assai poco federalista, per tre ragioni. La prima ragione è che intanto in questi anni ci sono stati continui tagli di risorse passate dallo Stato ai comuni. Quindi in realtà i comuni sono oggi con meno risorse di quelle che avevano anni fa e spesso sono strozzati. Faccio un esempio che viene dalla mia esperienza torinese. Tutti gli enti lirici hanno dei contributi dello Stato, perché nessun ente lirico vive soltanto sulla base dei biglietti che stacca per le opere. L'anno scorso il Teatro Reggio di Torino ha ricevuto dallo Stato 13 milioni di euro, quest'anno ne riceverà 8. Quando fai un taglio di questo genere tu rischi di far chiudere un teatro, e parlo uno dei principali teatri lirici del paese. Ne approfitto per dire che nella seconda parte del programma parleremo di altri tagli, quelli al welfare, al welfare sociale, che sono importanti. E se potrebbe continuare. Quindi federalismo fiscale. Intanto si è andati avanti in una linea di tagli verso tutti i sindaci. Lo stato di difficoltà riguarda anche i sindaci del centrodestra, riguarda anche i sindaci leghisti. Cioè, i sindaci hanno difficoltà a governare perché gli sono state via via sottratte risorse. Secondo, siccome c'è un debito pubblico grande, Tremonti non ridurrà la pressione fiscale, e il federalismo fiscale rischia di tradursi nel fatto che le tasse dello Stato rimangono le stesse, a cui si aggiunge quello che adesso i comuni potranno mettere come imposizione fiscale per avere quelle risorse che lo Stato non gli ha dato più. Quindi il rischio è un aumento di prelievo fiscale. Terzo, non c'è un vero trasferimento di potere fiscale dallo Stato ai comuni. C'è un'organizzazione diversa del riparto, ma le tasse continuano a incamerare lo Stato, e poi c'è un diverso riparto con comuni, province e regioni. Non c'è autonomia impositiva, che dovrebbe essere il federalismo fiscale. Quindi, da questo punto di vista, io pavento che sia un provvedimento per adesso annunciato, un manifesto, ma in realtà di federalista ha poco, e gli esiti possono essere un aggravio di imposizione sui cittadini. Adesso cerchiamo. Io vi parlo diritto. E vi dico, cara Lega, non venite a raccontare che voi reggete Berlusconi per fare il federalismo. Ve l'ho detto fuori di qui e ve lo dico qui. Il federalismo, a partire da quel che pensiamo anche noi, no? Federalismo che unisce, federalismo solidale. Noi vi garantiamo che il processo federalista va avanti anche in diverse condizioni politiche. Se volete reggere il moccolo al miliardario, se volete mettere il carroccio a servizio dell'imperatore, non trovate scuse del federalismo, che non c'entra niente. Avete offerto, come dire, il ramoscello d'oliva alla Lega in cambio della spina staccata. Tre precisazioni di un secondo, ma non voglio togliere spazio giustamente agli altri colleghi. I comuni hanno approvato il testo non perché ne siano soddisfatti,
ma perché di fronte a continui tagli che Tremonti fa ai loro bilanci sono stati costretti ad accettare un provvedimento che li autorizza ad aumentare le addizionali IRPEF con cui potranno non avere i soldi che Tremonti in Italia hanno accettato perché sono strozzati. I comuni hanno dato l'ok e l'ha dato Chiamparino presidente dell'ANCI perché di fronte ad anni di continui tagli c'è un provvedimento che consente ai comuni di recuperare delle risorse che sono state tagliate attraverso una maggiore imposizione fiscale. Ma questo significa esattamente quello che avverrà. Tremonti non ridurrà di un centesimo il prelievo fiscale statale e i comuni, siccome non hanno sufficienti risorse per gli asili nido, le scuole materne, l'assistenza domiciliare, i trasporti, i teatri, eccetera, eccetera, quelle cose che fanno per i cittadini, ricaveranno queste risorse utilizzando i maggiori margini di imposizione fiscale comunale che questo provvedimento autorizza. È ovvio che un comune che non ha più una risorsa dice datemi almeno questo, ma per i cittadini si tradurrà in un aggravio fiscale. Ma quali sono i maggiori margini? Ma quale recupero di evasione fiscale che Tremonti ha smantellato tutto quello che serviva a recuperare le tasse? Avete fatto un provvedimento sui depositi illegali all'estero che fa paura, ma cosa stiamo raccontando? Cosa ma comunque c'entra? Vorrei finire. Finisca, questione, poi dico quali sono i punti principali. Sulla questione del discorso di Bersani, noi non abbiamo affatto proposto, come dire, non siamo condizionati dal problema di Berlusconi, è il contrario, diciamo alla Lega che se alla Lega interessa un federalismo vero, non quello che è stato portato ieri, quindi dobbiamo discutere nel merito dei provvedimenti, quel federalismo lo vogliamo anche noi. Quello che non è, secondo noi, condivisibile è che si approvi in fretta e furia un federalismo fiscale che non è tale, utilizzando la debolezza di Berlusconi. Berlusconi ha bisogno dei voti della Lega per continuare a stare lì, concede alla Lega di approvare un provvedimento che secondo noi è un provvedimento che così e qua mi risponde alla domanda del fatto. Ancora sulla questione del federalismo, perché Formigoni ha spiegato in modo chiaro esattamente quello che io ho detto all'inizio, cioè i sindaci adesso saranno nelle condizioni di dire ai loro cittadini o le cose rimangono così o se volete servizi migliori e più efficienti aumentiamo le tasse perché mettiamo la tassa di scopo, mettiamo l'addizionale, esattamente quello che ho detto all'inizio, cioè la verità è che con il federalismo municipale così come è stato concepito noi avremo un aggravio di prelievo fiscale, anche perché i sindaci non sono esattamente nelle condizioni di dire quello che ha detto Formigoni, non si può dire o le cose stanno così, perché se Tremonti continua a tagliare le cose non stanno così, mancheranno sempre più soldi ai comuni e i comuni li ricaveranno da appunto un aggravio di prelievo fiscale. Comunque vedremo dal 2014 se prima del 2014 questa legge non verrà cambiata, ma non facciamo credere che questa riforma avviene a prelievo fiscale inalterato, perché non è così. Io voglio dire che in quella Costituzione non ci sono le ragioni per cui stiamo insieme significa dire che non si capisce perché stiamo insieme. E io penso che invece stiamo insieme non solo perché il processo di unificazione del nostro Paese ha una storia secolare, anche se si è poi concretamente tradotto in un fatto 150 anni fa che celebreremo tra pochi giorni e io spero che lo celebreremo e lo celebreremo esponendo tutto il tricolore, no? Perché siamo l'unico paese nel quale si è aperto un dibattito surreale nelle scorse settimane, no? Se festeggiare o meno, siamo l'unico paese in cui si stava per festeggiare avendo vergogna di festeggiare. Io penso che se si festeggia, si festeggia, se no si decida di non festeggiare. Se c'è questo tipo di dibattito, onorevole Fassino, ci sarà una ragione. Sì, per carità, per carità. Dopodiché io sono convinto che invece la Costituzione italiana è carta fondativa che ha una ragione precisa, nata all'indomani di un processo politico di liberazione del paese per riacquisire una democrazia che per vent'anni era stata conculcata. E l'avete minacciata in questo momento. In quella Costituzione ci sono i valori democratici fondanti la democrazia italiana e non credo siano valori banali. Dopodiché è evidente che il lessico con cui si scrivono delle cose nel 1945, 46, 47, 48 può essere diverso da come lo scriveremmo nel 2011, ma un conto è il linguaggio, le parole e l'essere, altro conto sono i valori. E i valori fondanti che stanno scritti nella Costituzione sono valori del tutto attuali,
Io penso che di fronte a un'inchiesta della magistratura dovrebbe esserci, e deve esserci sempre lo stesso atteggiamento. C'è un'inchiesta della magistratura, la magistratura faccia il suo corso e chi è imputato ha una presunzione di innocenza fino a condanna e ha gli avvocati per difendersi. Vale per Tedesco, dovrebbe valere anche per Berlusconi che invece non accetta questa regola.